Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, dalla sala dell'Ofs, del terzo ordine francescano, così come veniva chiamato una volta, di cui Padre Pio fu il direttore spirituale, ovvero l'attuale assistente. Il ruolo era quello dell'assistente spirituale dell'Ofs. Perché da questo luogo? Perché oggi, nel 1968, lo stesso anno della morte di Padre Pio, il 26 di aprile, venne a mancare Maria Pail, questa straordinaria donna che per oltre 40 anni dimorò a San Giovanni Rotondo, condividendo le vicende di Padre Pio, per molti anni direttrice della Schola Cantorum, della chiesetta del convento. Era considerata come una mamma di tutti i frati di San Giovanni Rotondo, e pensate un po', è stata lei che ha costruito a sue spese il convento dei frati minori cappuccini di Pietrelcina. Adelaide, questo era il nome che venne imposto dai suoi genitori protestanti, era nata nel 1888. In uno dei suoi viaggi in Europa conobbe la celebre pedagogista Maria Montessori e divenne una fedele compagna e collaboratrice. Poi, dopo aver studiato la religione cattolica, abiurò quella protestante e a Barcellona venne battezzata col nome di Maria. Sentì parlare di Padre Pio, il 4 ottobre del 1923 andò a San Giovanni Rotondo ed incontrò il frate di Pietrelcina, che le disse: figlia mia, non andare più in giro, fermati qui. Lei obbedì, prese alloggio in paese e ogni giorno a piedi raggiungeva la chiesetta antica dei Cappuccini per partecipare alla messa di Padre Pio. Successivamente poi acquistò un terreno vicino al convento e vi fece costruire una piccola villetta tinteggiata di rosso all'epoca, tanto simile ad un castello, che presto divenne una piccola casa della carità, dove le anime assetate di pace, di amore di Dio, di preghiera trovavano ospitalità, ed oggi è una casa di accoglienza per giovani che vogliono fare un'esperienza di fede, di spiritualità proprio a San Giovanni Rotondo. Si iscrisse all'ordine francescano secolare, al terzo ordine, fu maestra delle Cordigere, impegnata nel mondo del francescanesimo e nel mondo della carità. Morì in questa giornata, il 26 di aprile del 1968, venne poi il suo corpo tumulato nella stessa cappella dove oggi sono tumulati i genitori di Padre Pio, i suoi padri spirituali, Padre Benedetto e Padre Agostino. E proprio riguardo alla morte di Maria Pail, un frate, domandando a Padre Pio della sorte di Maria dopo la sua morte, Padre Pio affermò che lei era direttamente in paradiso.